Ok, raga, bella a tutti, ci stanno notizie assurde su The Elder Scrolls, ma soprattutto su Wastelander, quindi il nuovo DLC di Fallout 76 che porterà gli NPC. Finalmente sappiamo, non sappiamo ancora la data precisa, però dovrebbe arrivare intorno a fine marzo, non c'è niente di certo, però dovrebbe arrivare intorno a fine marzo, si spera se non ci stanno altri problemi. Comunque, in teoria c'è anche voce che il test server è stato già rimandato di una settimana, però poi questa cosa voce di corridoio, non c'è niente di certo. Comunque sappiamo, hanno rilasciato delle notizie finalmente, ragazzi, quindi sappiamo che una delle domande che ci ponevamo di più: da dove vengono questi NPC che arriveranno nell'Appalachia? E a quanto pare sembra che arrivino come sospettavamo noi, da Washington DC. Quindi chissà quante cose avranno da raccontarci della situazione attuale di Washington DC, visto che sappiamo che le bombe e la guerra è iniziata pochi anni fa, quindi... Perché come sappiamo Washington DC è stata colpita in pieno dalle bombe e la ricaduta del fallout è stata sicuramente molto maggiore dell'Appalachia. Infatti questo è uno dei motivi per cui questi abitanti sono venuti qui, che in questo periodo storico è l'unico punto abitabile degli Stati Uniti a quanto pare. E sembra un errore di lore questo. Comunque, ragazzi, anche in Fallout 3 si parlava che in Appalachia la vita era ancora rigogliosa. Ci stavano delle fonti, delle notizie su questo. Quindi andiamo a leggere le ultime notizie che ha rilasciato la Bethesda su Wastelander. Gli umani sono tornati in Appalachia nel prossimo aggiornamento di Wastelander. Quindi il prossimo aggiornamento, a quanto pare, probabilmente porterà Wastelander. Ma ovviamente non tutti sono addestrati come voi del Vault 76. Fare gruppo con persone che hanno gli stessi intenti e loro stesso fine ha dato a questi individui lo scopo e i mezzi per sopravvivere mentre si accingono a trovare una nuova casa nella zona contaminata. Coloni e predoni sono le due fazioni principali che incontrerete durante l'esplorazione dell'Appalachia dopo l'uscita di Wastelander. E dovremmo raccontarvi qualcosa in merito, senza spoiler ovviamente. Comunque c'è una notizia più avanti, raga, pazzesca, che noi avevamo sospettato dai primi mesi che si parlava di Fallout 76. Ora andremo a vedere. Comunque andiamo a vedere i coloni, che avranno la loro sede a quanto pare a Foundation, quindi... Guidati da Page, ex responsabile di un sindacato di operai di Washington DC, i coloni sono un gruppo di industriosi lavoratori formato principalmente da persone capaci di gestire una città. Dopo aver saputo che l'Appalachia avrebbe potuto offrire un rifugio alle sfide della zona contaminata, i coloni sono tornati in questa regione nella speranza di trovare un luogo sicuro per ricostruire. Si sono insediati a Sprasnob. Non so come si dice. Riadattando le strutture e tagliando negli alberi tutto intorno, ottenendo così una città in divenire che hanno battezzato Foundation. I coloni sanno certamente il fatto loro in termini di costruzione e attrezzature, ma forse non hanno idea delle sfide che voi e gli altri avete dovuto affrontare in Appalachia durante lo scorso anno. Potrebbe tornare utile incontrarsi e condividere le rispettive esperienze per contribuire ai loro sforzi. Ecco qui alcune immagini del loro insediamento, che come vedete hanno usato gli alberi per cercare di fortificare la zona al meglio possibile. Vedo anche delle nuove texture, perché non mi sembra di averle mai viste. Hanno finalmente aggiunto qualcosa di nuovo. Allora, ecco qui, a quanto pare la sede... C'era venuto anche questo sospetto, perché dall'immagine che vedevamo di Wastelander, del logo, si vedeva che i predoni venivano proprio da questa zona. Quindi andiamo a vedere i predoni. A quanto pare sono ufficialmente nella stazione spaziale precipitata. I predoni conoscono bene l'Appalachia, una volta erano la loro casa. Dopo aver saputo che altre persone sarebbero tornate nelle terre che avevano rivendicato, quindi loro vengono proprio da qui, lavoravano per Meg, i predoni e il loro capo Meg hanno deciso dunque di tornare di fermare chiunque avesse provato a impossessarsi delle loro proprietà. Hanno organizzato un'imponente base operativa chiamata Crater, nel luogo dello schianto della stazione spaziale. Chi osa avvicinarsi troppo riceve sempre un caloroso benvenuto, di piombo molto probabilmente. Se avete intenzione di stabilire un contatto con Meg e la sua banda, dovrete impegnarvi un po'. Io, ahimè, molto stupidamente, ragazzi, ho creato l'insediamento proprio nel cratere. Sono riuscito a farlo al margine del sotterraneo, l'ho fatto sottoterra, ho buggato un po' il gioco come al solito. E come vedete, vi faccio vedere le immagini, io esco praticamente dentro l'insediamento dei predoni da sottoterra. Quindi o mi alleo con loro o, ragazzi, sono in prima linea. Comunque,
Sono molto documentato, vedremo come sarà. Sia Foundation, questa è la notizia più figa ragazzi, sia Foundation che Crater troverete luoghi rinnovati da esplorare, nuovi commercianti, zone di produzione e tanta gente con cui parlare. Sappiate però che le intenzioni con queste persone dipenderanno dalla vostra reputazione nei loro confronti. Quindi ci sarà di nuovo il karma. La prossima settimana vi daremo qualche informazione sul nuovo sistema di reputazione presente in Wastelander. Top, regà, finalmente ce l'hanno fatta. Oh, cazzo, ammette un sistema di reputazione. In più, come abbiamo già visto nei vari video precedenti che trovate qui in alto, ci saranno linee di dialogo che implementeranno la possibilità di usare i punti special per cambiare il discorso. Quindi se abbiamo tanto in carisma riusciamo a convincerli. Se abbiamo tanto magari a percezione riusciamo a notare qualcosa, che è la base dei GDR. Comunque, il server privato a quanto pare è stato aperto, da quanto dicono loro, ma non hanno ancora contattato me, quindi per me è chiuso. All'inizio di questa settimana abbiamo invitato più di 500 giocatori infami, tra cui non c'era Erchidano, nel nostro server privato di testa allo scopo di collaudare nuovi contenuti e scovare problemi Wastelander. Nei pochi giorni di operatività nel server abbiamo già ricevuto pareri e opinioni interessanti e qualche segnalazione, ma qualcuna, su problemi che andremo a risolvere. Come anticipato, le nostre necessità di testing saranno sempre maggiori e amplieremo il bacino d'utenza del server privato. Da paura. Intendiamo mandare altri inviti entro le prossime 2 settimane, vi aggiorneremo quanto prima nei nuovi dettagli in merito. Questa cosa è ottima, ragazzi. Uno, perché magari contatteranno anche me tra poco. Soprattutto anche perché finalmente ci sarà un test, la possibilità di testare i nuovi contenuti e non saremo più noi tutti i giocatori a testarli e a notare i vari problemi, perché semplicemente è vero che in questo modo tanta gente ti trova tutti i bug e è facile risolvere il problema, però snatura un po' il gioco, perché se io vedo i problemi, i bug e te li dico e tu li sistemi, io divento quasi un programmatore, quindi se io non lo voglio fare da tester non mi puoi obbligare. Quindi di conseguenza usare un server per testare i problemi e far notare tutte quelle problematiche a qualche stronzo come me che gli piace, perché a me mi piace trovare tutti i bug e tutti i problemi, guarda qua ti ho sbagliato, qua si accende la luce, tutte queste problematiche qui, però a tanti gli dà fastidio vedere queste cose, giustamente, buono giocare, buono lavorare. Quindi, di conseguenza, questo server probabilmente risolverà un bel po' dei problemi, anche proprio a livello morale, perché semplicemente tanti bug stupidini, anche il fatto del Vault 94, che, non so se lo sapete, verrà chiuso, quindi tutti i giocatori che l'hanno giocato e non hanno provato, come se fosse, la vivranno un po' come un test server, perché comunque tu vedi un contenuto in un gioco che non è piaciuto, sì, lo levi giustamente. Però se l'avessi provato su un test server te saresti levato sto problema di mettere sto contenuto che poi non è piaciuto a molti, oppure c'è chi è piaciuto però se siamo resi conto che alla fine non è quello, hanno detto non è quello che volevamo offrirvi, meritate di più, lo toglieremo. Quindi penso sicuramente che un test server migliorerà anche l'impatto che ha sui giocatori. Probabilmente si spera si risolveranno, perché così quando il gioco sarà pronto sposteranno la cosa lì, tutto il nuovo aggiornamento con i nuovi contenuti. Riproveranno nuovi contenuti sul test server che serve a questo, quando funzionano li spostano sul server pubblico. E niente ragazzi, altra novità, comunque si passa a parlare un attimo di The Elder Scroll, che a quanto pare, ragazzi, la Bethesda a quanto pare sta cercando un video editor capace di grande capacità di montaggio e di creare video epici, e quindi Bethesda ricordati degli amici, Bethesda, ricordati di chi ti ha voluto bene, di chi ti è stata vicina nei momenti peggiori, Bethesda. Chiama Erchidano, io sono top montatore, cazzo, regà, perché altra cosa, ho appannato la webcam, parlaccia troppo vicino. Altra cosa, ragazzi, a qualcuno gli servisse comunque un video editor, io sono un regista, montatore, cameraman, direttore della fotografia, faccio tutto, top tecnico, quindi chiamate Erchidano, trovate il link della mia email nelle info del canale, comunque marcovitano@gmail.com, se mi scrivete per le cazzate vi banno, se volete scrivere le cazzate scrivetemi su Instagram senza problemi, sulle mail scrivetemi per lavoro. Comunque ragazzuoli, penso di aver detto tutto, tranne che a quanto pare la Bethesda sta cercando qualcuno per montare un trailer e probabilmente potrebbe essere anche il trailer di
Starfield. Però non lo so, stanno anche cercando dei programmatori insieme, quindi mi sembra strano. Starfield in teoria dovrebbe essere quasi finito, anzi vi aggiorno che probabilmente al prossimo grande evento pubblico che ci sarà verrà annunciato probabilmente Starfield. C'è una voce di corridoio sul fatto che The Elder Scrolls verrà annunciato a breve, no a breve, verrà annunciato poco prima dell'uscita. So solo sta cosa. Quindi quando uscirà non pensate che magari verrà annunciato fra 3 mesi, magari nel 2020, a fine 2020 o inizio 2021 verrà annunciato e un mese dopo uscirà. Quindi magari una data importante come un 11, un probabilmente 20, no 2020 non esiste, non lo vanno a fare perché come sapete Skyrim è uscito 11-11-11, stavo pensando magari del The Scroll lo faranno uscire nel 2020-2020, ma non esiste il mese 20, quindi stanno si attaccano al cazzo, probabilmente che da Bethesda. Niente, vabbè, dopo sta notizia, bomba ragazzi, chiudo qui, penso di avervi detto tutto, vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo ragazzi di seguirmi su Twitch, dove stiamo giocando 5 giorni a settimana, il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì, alle 3 mi trovate su Twitch, quindi è facilissimo, dalle 3, 3 e mezza. Quindi seguite il link in descrizione oppure cercate su Twitch Marco Chitano, fate follow per attivare le notifiche. E dai raga, grazie ancora per l'attenzione, penso di aver detto tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao belli!